modo sostenibile, il mondo dell'edilizia sta prendendo questa direzione e l'attenzione si sta spostando su un materiale in particolare, la canapa. Sì, perché realizzare abitazioni con fibre vegetali resistenti comporta vantaggi ambientali, ma anche sociali ed economici. Per le sue particolari proprietà, abbinata alla calce, dà origine a un biocomposito totalmente naturale, in grado di rispettare l'ambiente, di risolvere i problemi delle attuali costruzioni e di donare elevato comfort e benessere agli abitanti. Questa rivoluzione green prende il via concretamente dalla provincia di Brescia. In Italia si inizia a sentir parlare di... Canape, calce, mattoni di canapa e calce nel 2011 grazie ad una start-up che ha portato questo argomento nel nostro paese, la Equilibrium. Al mio fianco troviamo Paolo Ronchetti che è uno dei fondatori di questa start-up e sarà lui proprio che ci condurrà in questo mondo, la scoperta di questo biomateriale davvero molto molto interessante che può essere davvero il futuro dell'edilizia. Italiana. Benvenuto Paolo. Grazie, grazie. La canapa, quindi anche in edilizia. Perché vi è venuta questa idea? Allora, ehm... Quest'idea non è venuta a noi, questa idea l'abbiamo mutuata dalla tradizione del costruire dell'essere umano, perché l'uomo ha sempre reperito le materie prime per la costruzione localmente. Eh, abbiamo ben presente i mattoni in argilla, in paglia, che ancora oggi in alcuni paesi del mondo vengono, vengono utilizzati. Eh, quello è il sistema più eh, naturale, più salubre, più mh, normale eh, che l'uomo ha sempre utilizzato per costruire. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo eh, notato che eh, questi sistemi costruttivi, questi sistemi di costruzione e di isolamento eh, sono molto durevoli nel tempo, perché ancora oggi abbiamo la fortuna di eh, trovare eh, all'interno di manufatti di, di edifici realizzati 100, 200, 300 anni fa anco, vediamo ancora la presenza di fibre naturali come la paglia, come il canniciato, come l'argilla e cosa abbiamo notato? Che questi materiali al posto che degenerare nel tempo si sono mantenuti e perché si sono mantenuti? Proprio perché c'è l'unione tra un eh, elemento vegetale, una fibra vegetale che può essere la paglia, nel nostro caso è la canapa e un elemento minerale che ai tempi era l'argillo ancora oggi è l'argilla, nel nostro caso è la calce. L'unione di questi due elementi, chiaramente con l'acqua e nel nostro caso con il nostro brevetto dei microorganismi, permette alla componente vegetale di diventare un minerale, quindi di diventare inattaccabile dai batteri, dalle muffe, non è appetibile agli insetti, ai roditori e tra l'altro diventa ignifugo, quindi un materiale molto resistente nel tempo. Noi eh, fin dal 2011 eh, ancora non abbiamo inventato nulla, abbiamo solo innovato perché questa tecnologia nasce eh, a livello pioneristico in Francia alla metà degli anni Ottanta, dalla metà degli anni Ottanta in poi questa tecnologia piano piano si è diffusa, è stata sempre di più eh, approfondita dalle dall università, dalla ricerca accademica e eh, è arrivata piano piano ad essere sempre più considerata come una soluzione interessante. Nel 2006 mi trovavo in Irlanda per un'attività di ricerca post-industriale, per un master in sviluppo sostenibile e durante questo periodo ho individuato questa tecnologia di costruzione cane per calce, pionieristica ancora all'inizio degli anni 2000, come rispondente a tutti quelli che sono i principi dello sviluppo sostenibile, quindi rispetto ambientale, rispetto sociale e eh, possibilità di rigenerazione economica eh, e quindi mi sono detto perché non eh, Provare a portare questa tecnologia nel mio paese, quindi dall'Irlanda in Italia, pur considerando tutte le difficoltà dell'economia nel 2011, eh, l'economia italiana non stava bene, ma soprattutto l'edilizia era nel pieno della sua crisi, ma proprio con questo intento di eh, rigenerare, innovare e portare valore eh, sostenibile, ehm, abbiamo deciso di eh, lanciarci in questa, questa sfida. Eh, evidentemente eh, l'abbiamo fatto un una scommessa giusta perché oggi, dopo otto anni di attività, eh, la startup innovativa che era Equilibrium è stata acquisita ed è entrata a far parte di un gruppo industriale eh, molto importante eh, nel nord Italia. E che quindi da oggi in poi, da adesso in poi, possiamo andare a, eh, a rendere eh, effettivo quello che era la nostra mission, quella che è ancora la nostra mission, quindi quella di sviluppare eh, questa tecnologia su larga scala. Eh, andiamo a eh, lavorare con tre tipologie di biocomposito: la bassa densità. La media densità e l'alta densità sono tre le tipologie. Quello che varia è la quantità di legante che noi andiamo a mettere all'interno del biocomposito. Chiaramente, con meno legante io inserisco nel biocomposito, con più il biocomposito è performante dal punto di vista termico, quindi è maggiormente isolante. La bassa densità, quello che noi chiamiamo Natural Beton 200, pesa 200 kg m3, ha una conducibilità termica di 0,05, quindi è quello che è più performante dal punto di vista termico, e viene utilizzato in applicazioni come. Isolamento delle coperture, dei tetti, isolamento dei sottotetti, isolamento dei sottofondi e con delle particolari macchine a spruzzo viene applicato per realizzare l'involucro degli edifici, quindi la muratura perimetrale dell'edificio, per l'intero spessore. Considerate uno spessore che va dai 30 ai 40 centimetri di muratura spruzzata. Questa è la bassa densità. Poi abbiamo la media densità, sono 300 kg a metro cubo. Rapporto tra legante e canapa 2 a 1, a differenza della bassa densità che è 1 a 1. I 300 kg a metro cubo hanno una conducibilità termica di 0,07 ed è la miscela che viene utilizzata per produrre i mattoni. Mattone di canapa eh, che ha spessore dagli 8 cm fino ai 40 cm di, eh, di, di spessore e viene utilizzato per diverse applicazioni. Eh, gli spessori più limitati vengono utilizzati per fare le murature interne, divisori interni degli edifici, vengono utilizzati per eh, realizzare isolamenti a cappotto di pareti esistenti, quindi o dall'esterno o dall'interno. Man mano che lo spessore sale... Ehm, ad esempio i 30-40 cm di spessore vengono utilizzati per la muratura di tamponamento l'alta densità invece sono, è quello che chiamiamo natural beton 500 ed è il materiale che viene utilizzato come termointonaco quindi come finitura anche a spessore limitato quindi 2 cm 1 cm ma può essere anche aumentato di spessore ed è quello che ha meno potere isolante ma ha un'alta capacità di igro regolare quindi di regolare L'umidità. Per quel che riguarda la costruzione dei nuovi edifici eh, ci sono due possibilità. Una possibilità è quella di utilizzare la muratura con i mattoni di canapa e calce, eh, la seconda possibilità invece è quella di andare ad applicare il biocomposito, a produrre di fatto il biocomposito di canapa e calce direttamente in cantiere con delle macchine che realizzano la miscela e ci permettono di applicare a proiezione quindi a spruzzo il biocomposito. Alberto, parliamo della fase di studio, di sviluppo di questi materiali, come avviene? Eh, noi ovviamente testiamo sempre i materiali e questi si, si, sono, si, si continua a creare e riprovare modificando la calce, la canapa, eh, abbiamo sviluppato un brevetto con dei microorganismi e ovviamente quando si parla di muri, di intonaci, di stabiliture c'è sempre un tempo di osservazione e dei passaggi che vengono fatti nel nostro laboratorio come dei campioni di questo tipo piuttosto che delle applicazioni parziali che poi diventano ovviamente sempre più grandi e la ricerca e sviluppo noi l'abbiamo fatta per esempio a Venezia in ambienti particolarmente aggressivi per i materiali perché c'è l'acqua del mare, perché ci sono gli, i, i sali che ovviamente salgono insieme all'acqua e quando l'acqua si asciuga cristallizzano, scoppiano, fanno scoppiare i materiali. Noi abbiamo dei diverse soluzioni dal mattone allo spruzzo eh, che danno fino a 40 cm di, eh, di spessore in una volta sola delle murature o degli intonaci. Con delle macchine che abbiamo sviluppato nei, negli anni e un brevetto che abbiamo, dove abbiamo messo insieme canapa, calce e microorganismi simbiotici, proprio per rispondere a due esigenze fondamentali. Una, la velocizzazione della carbonatazione della calce senza svilirne la formula chimica, quindi non idraulicizzandola ma mantenendola aerea. Perché aerea? Perché la calcia aerea ha dimostrato nei, nelle migliaia di anni di riuscire a eh, resistere, a ben gestire umidità, atmosfera, al punto che abbiamo situazioni come le grotte di Ellora, dove eh, dopo 1500 anni si trovano intonaci di calce, canapa e argilla eh, sottoterra. E qua vedete dei, un intonaco che noi abbiamo chiamato Venezia, viene applicato in una maniera semplicissima. Eh, eh, e poi con questo si possono fare degli intonaci di corpo in spessore piuttosto che arrivare anche a delle finiture materiche che possono essere interessanti, interessanti diminuendo la, quanti, la, la, la granulometria della canapa all'interno si possono arrivare a delle finiture come queste che vedete, dove c'è solo calce e polvere di canapa, oppure può essere possono essere utilizzate anche delle finiture con il grassello, il coccio-pesto eh, di carbonati. Piuttosto che anche l'argilla per mantenere e garantire la traspirabilità e la capacità di gestire eh, l'atmosfera e quindi di durare nel tempo. E noi abbiamo ripreso un brevetto, un brevetto giapponese, che appunto in, utilizza microorganismi simbiotici eh, che sono lieviti e batteri. Che eh, sono stati studiati e sperimentati in agricoltura, per esempio per migliorare la terra piuttosto che per le pelli delle persone in cosmetica, degli animali. Noi abbiamo la calce che normalmente è lenta nella sua, nella sua carbonatazione, nel suo indurimento, che eh, presenta questa diseconomia, perché un materiale che asciuga lentamente ci procura ovviamente eh, problema economico. Eh, questi microrganismi rendono disponibile la CO2 in ambiente bagnato e quindi permettono alla calce di carbonatare da subito, una volta applicata. Questo ci dà come riscontro: innanzitutto, la resistenza meccanica, vengono raggiunte resistenze meccaniche accettabili per un intonaco in un tempo molto più breve rispetto a quello che avremmo dovuto aspettare. In secondo luogo, Abbiamo un'asciugatura un più veloce e soprattutto un contrasto naturale alle muffe. Ma come nasce un mattone di canapa e calce? Un mattone di canapa nasce tra l'unione del trucciolato di canapa che è questo materiale che, che vediamo alle mie spalle, è la parte legnosa dello stelo di canapa che deriva dalla prima trasformazione, dalla lavorazione della bacchetta di canapa. Noi utilizziamo canapa industriale, eh, quindi varietà eh, di canapa legalmente coltivabili in tutta Europa con eh, un contenuto di THC, che è il principio attivo psicotropo, inferiore allo 0,2%. Eh, gli impianti di prima trasformazione separano meccanicamente la parte legnosa dalla parte fibrosa. Eh, ogni componente della pianta di canapa viene valorizzato a livello industriale, eh, in particolare il truciolato di canapa, eh, una volta miscelato con un sistema di miscelazione, una betoniera industriale, eh, nella quale avviene l'unione tra la canapa, eh, la calce eh, aerea che fa da legante, l'acqua e i microorganismi l'impianto li miscela in modo omogeneo, poi l'impianto va ad alimentare una tramoggia la quale alimenta lo stampo, quindi la macchina stampa eh, un tot mattoni alla volta in base alla loro dimensione, al loro spessore, eh, su delle tavole in legno. Queste tavole automaticamente dal robot vengono eh, portate nel eh, luogo in cui vengono diciamo, eh, lasciati eh, maturare, lasciati essiccare, che tra l'altro è un impianto totalmente privo di eh, energia termica, quindi non ha bisogno di calore, non ha bisogno di cottura e eh, solo con la presenza dell'aria il materiale indurisce. Una volta induriti eh, lo stesso robot va a riprelevare le tavole in legno sulle quali a questo punto ci sono dei mattoni di canapa pronti per l'uso eh, e va a comporre i bancali che poi vengono eh, stoccati all'esterno dell'azienda pronti per essere immessi sul mercato. In Canapa e in Calcio, adesso vediamo la prospettiva di chi la costruisce. Architetto, perché la scelta di questo materiale per il blocco? Noi abbiamo utilizzato eh, questo blocco in eh, Canapa perché in questo momento il pensiero eh, della, un pochino più avanzato della cultura architettonica ed edilizia eh, finalmente trova riscontro nelle richieste del pubblico. Il pubblico stesso ormai è più sensibile alla abitazione che abbia un comfort, un eh, contenuto non solo estetico ma un contenuto di eh, benessere, la salubrità. Eh, esiste quella che ormai è stata riconosciuta anche dalla cultura medica la sindrome dell'edificio malato, questa relazione molto stretta che c'è tra il malessere fisico e le abitazioni, il luogo in cui noi viviamo. Ecco, il fatto quindi di costruire con dei materiali che abbiano una base eh, naturale, una base che possiamo eh, far risalire a quel mondo che definiamo bio, è sicuramente una garanzia di poter eh, rispondere contemporaneamente alle esigenze del pubblico e a quelle che sono le giuste eh, nuove normative e aspettative dell'edilizia. Rispetto al mattone convenzionale eh, abbiamo già eh, in sé nel blocco eh, una... Un potere isolante, un potere isolante sia dal punto di vista termico che dal punto di vista acustico, eh, tra l'altro eh, attraverso l'utilizzo di massa. Il che significa che è un isolamento notevole e importante, soprattutto in case come queste, che per quanto siano abitate tutto l'anno, sono comunque abitate prevalentemente l'estate. Con dei materiali sintetici più economici eh, si riesce ad ottenere un discreto eh, isolamento termico per la stagione invernale, ma poi abbiamo dei problemi notevoli nella stagione estiva. Da un lato all'altro della provincia bresciana ci spostiamo a Chiari per conoscere Mauro e Sara che ci aprono le porte della loro villa dai muri in canapa. Mauro, perché questa scelta di realizzare una casa in canapa e calce? Perché, avendo viaggiato parecchio nel mondo, ho visto tecnologie diverse dal classico mattone che utilizzavano per costruire. Volevo fare qualcosa di diverso, a basso impatto ecologico. Cercando, ho trovato la canapa e la calce, quindi ho deciso di approcciarmi a questa tecnologia. qua. Il fabbisogno è molto basso: la potenza di picco è circa 1,5 kW per scaldare l'intera abitazione, che sono 180 m2 calpestabili. E come energia annua è intorno ai 5.000 kW, compreso riscaldamento, condizionamento, acqua sanitaria, tutti gli elettrodomestici più la piscina. Come vi trovate? in termini di comfort in un'abitazione con queste caratteristiche? Bene perché è molto asciutta, la temperatura in tutto l'inverno è sempre oltre i 22 gradi grazie alla ottima coibentazione che offre la calce e la canapa e agli apporti solari che tipo una giornata come oggi con il riscaldamento spento dobbiamo avere anche 28 gradi in casa. La bibelizia secondo lei deve essere il futuro? Assolutamente perché richiede poche risorse, calce e canapa sono elementi naturali, la canapa viene coltivata, essiccata, sminuzzata e utilizzata, un mattone deve essere scavato il terreno, argilla, cotta, tanti pezzi che nella fornace che impegna energia e calore cuociono male, devono essere buttati quindi, e anche il peso del trasporto, quindi la canapa è leggera e facilmente trasportabile. Sarà tu, sei la donna di casa? Sì, com'è mm -hmm. vivere in un'abitazione come questa? Meraviglioso. Meraviglioso sia dal punto di vista estetico, che a me piace molto questa la mia casa, ma anche dal punto di vista del comfort. Si sta bene, fa caldo perché io amo il caldo, sono molto freddolosa. E, fortunatamente con queste vetrate riesciamo a catturare il sole, e grazie alla canapa mantiene un buon comfort per tutta la giornata. Qui abitate da circa tre anni? Sì. Prima abitavate in una, un'abitazione tradizionale, avete notato differenze? Molte differenze, nonostante il valore e l'affetto che mi lega alla casa precedente si sta molto meglio qui, non ho più problemi di muffa, non c'è più umidità e il, il vivere proprio in una casa, diciamo anche più salubre è tutta un'altra cosa. Una scelta d'amore anche verso comunque la tua famiglia, anche la vostra bambina con sì. i materiali naturali. Sì, è stato proposto da mio marito perché per il suo lavoro naturalmente è più a contatto con le nuove tecnologie e io non, non avevo mai sentito parlare della camera. È stata la prima volta quando me l'ha proposto, sono stata subito d'accordo e è stata una scelta azzeccata. Sicuramente un materiale sostenibile dal punto di vista ambientale, ma per una famiglia economicamente è economicamente sostenibile realizzare un'abitazione con questo tipo di materiale? Sì. Allora, ehm, chiaramente dipende dall'applicazione che io eh, vado a realizzare con la canapa e la calce. Per la nuova costruzione, quindi le case nuove, eh, siamo molto competitivi. Eh, considerate che la soluzione in canapa e calce permette con un unico materiale di sostituire almeno due materiali convenzionali, quindi la muratura di laterizio e l'isolante termico sintetico minerale. Quindi quando io vado a utilizzare il blocco di canapa oppure l'applicazione a spruzzo, eh, il metro quadrato di muratura finita, comprensiva di eh, finiture esterne e interne, costa tanto quanto una muratura convenzionale, sintetica e minerale, con la differenza che dal punto di vista prestazionale si trova a un livello molto più alto. Quindi parità di prezzo, parità di incidenza al metro quadrato, ma prestazioni eh, molto più elevate in termini di comfort abitativo, risparmio energetico e soprattutto salubrità. Ci sono alcune applicazioni dove ancora siamo molto competitivi, ad esempio quando la canapa e la calce viene utilizzata sotto forma di eh, biobeton 200 o naturalbeton 200 per l'isolamento delle coperture, per l'isolamento dei sottotetti o dei sottofondi. Ci sono invece alcune applicazioni dove eh, la componente sintetica, come ad esempio eh, l'isolamento a cappotto delle pareti degli edifici esistenti, dove la soluzione sintetica ha un costo di circa la metà rispetto alla soluzione in canapa. Anche il mondo della grande industria ha deciso di puntare su questo biomateriale e proprio nella provincia bresciana è partito il primo impianto di produzione di mattoni in canapa e calce. Perché avete deciso di credere ed investire nella canapa calce per la produzione di mattoni? Allora, perché la nostra azienda è un'azienda che ha sempre creduto nei prodotti eh, che fanno bene all'ambiente. Siamo eh, certificati come azienda con la ISO 14001 e a dimostrazione di quanto crediamo nell'ambiente il numero di questo certificato è lo 0006A. Vuol dire che siamo stati vent'anni fa la sesta azienda a livello nazionale di tutte le partite IVA a volere autocertificarsi nell'ambiente. La linea Canapa è partita proprio in, seguendo questa nostra mission, abbiamo avuto i contatti con il Dottor Paolo Ronchetti e Gilberto Barcella che ci hanno proposto questo progetto, che avevamo già neanche fatto a una mezza idea di fare qualcosa di simile, abbiamo unito le sinergie e è nato un prodotto ottimo, blocco ambiente in, che va in biodilizia e con tutte le caratteristiche positive di questo prodotto, dove noi ci crediamo, perché la canapa è una pianta naturale che cresce e già quando cresce ti fa eh, in pochissimi, in quattro mesi, va a 4-5 metri di altezza, mangia quattro volte la CO2, io dico mangia rispetto alle altre piante in più, quindi assorbe e la trasforma nella parte legnosa della pianta che utilizziamo noi per fare il blocco. È un blocco che è traspirante. Eh, chi abita poi la conferma a questa nostra, eh, questo nostro credo, sono anche i clienti che sono tutti contenti, quelli che hanno fatto i lavori ci dicono che parlano di benessere, di comfort. Quest'anno eh, abbiamo deciso non solo di produrre i blocchi in canapa, ma di produrre la canapa anche. Abbiamo dei terreni qua a un chilometro dalla nostra azienda, agricoli. E Abbiamo già ordinato il seme, semineremo questa canapa, di modo che avremo anche la materia prima fatta da noi. E questo è un'ulteriore conferma a questo prodotto perché il poter produrre la materia prima a chilometro zero è una bella, una bella, un bel punto di forza. Paolo, abbiamo davvero capito? quanto la canapa e la calce siano interessanti come materiali, quanto possano essere benefici per una costruzione che sia nuova oppure che si tratti di un rifacimento, ristrutturazione. C'è un ulteriore dettaglio che ci può far capire eh, il valore di questo, di questo nuovo materiale così eh, ecologico, così sostenibile. Ti pregherei di fare un esempio che mi hai raccontato prima. Sì, c'è un momento particolare in cui la scorsa estate nel mese di luglio, in una giornata veramente calda, c'erano circa 37-38 gradi temperatura esterna e con una termocamera quindi una telecamera che riprende le differenze di temperatura e le colora in base chiaramente al gradiente, abbiamo fatto un'immagine, eh, una fotografia sia di, sia di questa casa che delle due villette a fianco, che sono villette che sono state costruite nello stesso periodo e quindi sono altrettanto nuove con tecnologie correnti e eh, abbiamo notato una differenza di 20 gradi. Eh, superficiale tra questa casa che era più fresca, e infatti dall'immagine si vede il colore blu scuro e eh, le casette, le villette che stanno qua a fianco, che di fatto sono dei forni. Grazie davvero, Paolo, per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta dell'importanza della canapa calce come materiale per la costruzione. Quindi in questo viaggio nella via edilizia. Grazie davvero. Grazie a voi.